art. Anche oggi voglio affrontare appunto il tema di San Valentino. Non è una Nella Art strettamente per San Valentino, secondo me, perché comunque vabbè, ho rappresentato i classici cuori che nell'arte di San Valentino non possono mancare, però su queste altre due unghie ho realizzato un qualcosa di floreale. Lo faccio vedere meglio, che appunto può essere fatto per qualsiasi giorno dell'anno. Io l'ho realizzato per San Valentino perché comunque diciamo che oltre ai pupazzetti e ai cuoricini si possono regalare anche i fiori per questo giorno particolare, tra virgolette, diciamo. Comunque questo video tra l'altro è in collaborazione con una ragazza che fa make up, quindi vedrete la mia proposta per le unghie, e ho cercato anche di attenermi ai colori che ha utilizzato lei per il trucco, così era proprio un abbinamento perfetto. La ragazza di cui sto parlando si chiama Giusy. Qua su YouTube, Facebook e tutti gli altri social si chiama Giusy Makeup Artist. Ho deciso di fare questo video in collaborazione con lei perché, oltre a avere davvero tanta stima a livello lavorativo per lei, perché comunque ho potuto vedere molti suoi lavori, quindi so come lavora e mi piace come lavora, è anche una persona che stimo tantissimo anche a livello scusate, sto affogando, che stimo tantissimo anche a livello appunto caratteriale, diciamo come amica, perché appunto Giusy è la ragazza con cui l'anno scorso, il primo anno che ho fatto qua a Milano, ho diviso l'appartamento e anche la stanza, quindi la conosco e so com'è, come trucca e come persona, quindi ve la consiglio. E quale modo per scoprirla se non andando a vedere il tutorial che ho realizzato in collaborazione con me. Quindi fatemi sapere sia se vi piace la Nella Art che se vi piace il suo trucco. Intanto, velocissimamente, prima di cominciare col trucco, vi mostro cosa ho utilizzato. Base, l'ultima, quella che ho usato anche l'altro giorno, nell'altro video, perché comunque, tra virgolette, la sto testando. Una ragazza mi ha anche detto che a lei ho rovinato le unghie, quindi voglio testarla bene, voglio vedere com'è, perché comunque a me non sembra così male, ma lo vedremo. Ho utilizzato uno smalto dorato, se vi interessa questo è il numero 800 di Pupa, dorato, normale. E ho utilizzato, se sapessi dove li ho messi, eccoli qua, colori acrilici. Io ho utilizzato questi li ho dal corso di micropittura che ho fatto con Oxana, però ci sono tantissimi colori acrilici che potete utilizzare. Ho utilizzato nello specifico il bordeaux e il bianco, e poi ho utilizzato i pennelli, oltre vabbè, il fissatore classico, il top coat alla fine della Nail Art. Allora, io vi farò vedere la Nail Art su una tip, perché comunque è un passaggio di micropittura e voglio che sia chiaro. E ho visto che comunque facendolo sull'unghia non riuscivo bene a farvi vedere i passaggi, perché comunque me lo giravo a mio favore per vedere quello che stavo facendo e non riuscivo a inquadrare bene il procedimento. Quindi, siccome voglio che sia un tutorial, voi dovete appunto capire come lo faccio, ho deciso di farlo sulla tip, però comunque vi spiego anche la posizione per le unghie. Comunque per la tip userò questo, che è un pennello, vedete, a taglio. Per le mani, per le unghie naturali ho utilizzato questo, che comunque non è a taglio, ma è sempre così un po' squadrato. Ho utilizzato questo perché è più piccolo e volevo fare comunque fiori piccolini e non troppo giganti. E poi infine ho utilizzato un pennello dalla punta fine. In questo caso ve lo mostro perché sono orgogliosa di questo pennello, e di Pupa, ed è fatto in collaborazione con le ragazze della Nella Academy, quindi I love, nel senso che appunto li abbiamo testati e provati noi, e quindi diciamo che sono anche un po' nostre creazioni, quindi ci tengo particolarmente. Comunque, cosa ho fatto con questo pennello, che tra l'altro c'è nella versione anche più fine, quindi sono questi due, quindi utilizzate quello che vi è più comodo. Comunque con questi due, cioè con uno di questi, con quello più piccolino, ho realizzato il cuoricino e anche i pois della French. Basta, come al solito mi dilungo sempre nell'intro, cioè poi più lungo l'intro della nail art, però ci tenevo a spiegarvi cosa ho utilizzato, quello che ho combinato e soprattutto presentarvi un po' Giusy per vedere chi è questa ragazza con cui sto collaborando. Vi mando un bacio grande e vi lascio il tutorial sperando che sia tutto chiaro. Se non lo fosse, scrivetemi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze! Vediamo subito come procedere per realizzare la nail art che vi ho appena mostrato. Ci servono innanzitutto due colori acrilici, quindi bordeaux e bianco. Se poi volete utilizzare altri colori a vostro piacimento. Prendiamo sulla punta il colore più scuro e dall'altra parte quello più chiaro. Scarichiamo un po' il pennello in modo da poter creare la sfumatura e procediamo. Ci posizioniamo in alto al lato dell'unghia. E con un movimento del genere creiamo i petali. Vedete il movimento un po' a zig zag. Prendiamo altro colore se necessario, scarichiamo nuovamente e continuiamo. Dopodiché rifacciamo lo stesso procedimento ricalcando appunto il colore per far vedere di più la sfumatura. In questo modo. Io adesso l'ho fatto così grande rispetto a quelli che ho sulle unghie proprio per farvi vedere il procedimento. Quindi dopodiché, quindi questo è il procedimento per fare i petali. Insomma, praticamente come avete visto il movimento è per fare un petalo questo zig zag e poi trasciniamo. Sempre attenti alla quantità di colore, appunto il pennello deve essere un po' bagnato in modo che il colore si diluisca un po' e soprattutto a nostro piacimento quando ci serve aggiungiamo colore, scarichiamo il pennello e ripassiamo in questo modo. Ovviamente la dimensione è a vostro piacimento, dipende appunto dalla lunghezza delle vostre unghie, quindi nel caso utilizzate un pennello un po' più grande o come vi ho fatto vedere un pennello un po' più piccolo per le unghie. Se non ce l'avete abbastanza lunghe. Cosa volevo dirvi ancora su questa nail art? Volevo farvi vedere appunto la posizione sulle unghie. Per fare la nail art sulle vostre unghie, faccio vedere con l'altro pennello che è pulito, dovete praticamente posizionarvi in questo modo, spero che si veda qualcosa, è sempre lo stesso procedimento. Quando dovete realizzare il fiore qua sopra, mettete le unghie in questo modo e in questo modo create il fiore. Quando dovete fare questo, vi posizionate un po' più di lato, quindi in questo modo, e qua è semplicissimo come quello qua sopra, potete posizionarvi dritti e farlo. Quindi il numero di fiori e la posizione dipende sempre dalla lunghezza delle vostre unghie. La mia come sempre è una proposta, ho fatto anche, vedete, in modo diciamo a specchio, quindi da una parte sulla sinistra e dall'altra parte sulla destra, e poi su tutte le altre unghie ho realizzato questa French perché mettere lo smalto su tutte le unghie, comunque questa è una nail art un po' carica, quindi volevo qualcosa di più diciamo raffinato, e quindi ho messo il cuoricino immancabile per San Valentino e la French con i pupa laterali. Quindi per realizzare il cuoricino è semplicissimo, ve l'ho fatto vedere anche nel video precedente come creare il cuore, però c'è comunque veramente col pennello, in questo caso non ce l'ho qua a fianco, però col pennello dalla punta fine fate un triangolino, cioè una V, diciamo, una sorta di V, in questo modo e poi arrotondate. Comunque se avete qualche dubbio guardate il video precedente. I puà, potete realizzarli col dotter che è lo strumento per fare puà o direttamente col pennellino, in questo modo, sempre il pennellino fine. Piano piano dei puntini, è proprio semplice semplice semplice. La French la fate a vostro piacimento, quindi con la lunetta, mano libera, dritta, obliqua, come vi pare. E niente, questa è appunto la mia idea di nail art, sperando che il procedimento sia abbastanza chiaro. Se non lo fosse, scrivetemi immediatamente che cercherò di rimediare, però ho deciso di farlo con la tip, di farvi vedere qua sul foglio. Per sicurezza io ve lo faccio rivedere perché voglio farvi capire il movimento. Occhio appunto a quando diluite il pennello, adesso io ce l'avevo immerso nell'acqua e ha troppa acqua. Se dovesse avere troppa acqua, scaricatela appunto un po' su un fazzolettino. Okay. Quindi pennello dritto così, zig zag, roteando il pennello si crea il petalo, puntate il pennello, zig zag roteando e si crea il petalo. Poi ovviamente, come vi ho detto, ricalcate a seconda di quanto volete far vedere la sfumatura. Sperando che la nail art vi piaccia e che abbiate capito, spero, come fare il tutto. Fatemi sapere, vi mando ancora un altro bacio e vi aspetto alla prossima. Ciao!